tempo di relax, siamo in piena vacanza per i calciatori, allora noi andiamo a curiosare nel futuro di Stefano Esposito, ultima stagione tra le fila del Piemonte. Stefano, che campionato per te è stato? Campionato, se parliamo a livello personale, un buon campionato, chiuso con i miei 12 gol, stagione da agosto a dicembre con Juve Poggio Marino, molto bene bene bene, poi come si sanno le cose la società è fallita, poi da dicembre in poi a Piemonte, anche un buon campionato, siamo arrivati quarti, purtroppo per differenza di punti dalla seconda non abbiamo fatto i playoff. Abbiamo annunciato come prossimo acquisto della Rinascita San Giovannese. Per quale motivo? Se lo possiamo già annunciare ancora prematuro. E cosa ti permette la tua nuova tifoseria? No, credo al 100% si può dire. Sono un nuovo giocatore della Rinascita San Giovannese. Ringrazio la famiglia La Rocca per avermi chiamato. Ringrazio anche il direttore Candice che ha avuto fiducia in me. Sicuramente anche il direttore Governucci che mi ha proposto a loro. Stefano, per voi calciatori avere la maturità economica, società seria alle spalle, ben organizzata, è inevitabile che poi alla fine i risultati alla lunga vengano. Quanto è difficile fare la scelta giusta? No, secondo me proprio questa scelta qua è stata fatta che non mi vogliono gli altri presidenti, ma un presidente come Vincenzo La Rocca difficilmente si trova in Campania, ma veramente difficile, c'è una persona squisita, una persona che non ti paga in base ai risultati come fanno ultimamente quasi tutti i presidenti, non ho che dire. È militato in tante piazze, tante squadre, è uscito un articolo nel Casertano dove mancava una squadra nella zona di Valle della Suessola, quindi nello specifico zone San Marco Trotto e San Felice, è sempre un dispiacere che quelle zone ti legano inevitabilmente bei ricordi alla mitica maglia del Suessola targato Mister La Manna, però è inevitabile che in una zona senza squadra di calcio è una zona morta. Mi dispiace tanto, in zona come Caserta c'è San Marco Trotti che è sparito, Real Suessola che ho bellissimi ricordi con il presidente Guida, cioè dispiace in una piazza del genere non avere una squadra. Stefano, in bocca al lupo per la tua nuova avventura, ti aspettiamo nei nostri studi. Crepi il lupo, ti ringrazio Mario.